Niente, bella sì, siamo ancora caro amico, ti scrivo. Aggiornamento, aggiornamento, un aggiornamento che non è un aggiornamento, perché praticamente siamo ancora così. Qui hai visto il mezzo come sta ridotto, stiamo aspettando la rettifica che ci chiama, perché penso che tra non molto, però mi chiama, penso a questione dei giorni, mi ha detto una quindicina dei giorni il motore era pronto. Perciò io avevo calcolato intorno il 5, l'8 di febbraio, il 10 di febbraio, insomma, spero che anche prima, perché mancava qualche pezzo, l'hanno ordinati qualche cosa, qualche guarnizione, qualche cosa arrivava da fuori. Io ho sfilato pure il cambio perché l'idea era quella di doverci mettere il cambio a 5 marce dell'Opel Omega che ho qua. Se riesco, se riesco. Questo è diventato ovvio un magazzino. Guarda come siamo ridotti al poro beddi mio. E ho tutti i pezzi che abbiamo smontato, abbiamo tutto infilato qua dentro. Questo è il doppio cambio che ho. Questo qui è il cambio originale. Questo qui è il cambio Opel Omega 5 marce. Se riesco, ci monto pure questo. Però il problema è che ho constatato che la frizione devo cambiare, la frizione, cioè la frizione dell'Omega, perciò devo cercare la frizione dell'Omega e la trasmissione andrà modificata perché ovviamente il cambio questo è più lungo, perciò la trasmissione andrà tagliata e risaltata, è una modifica che va fatta. Allora, questo da trasmissione è dove ho preso il motore e il cambio, perciò può darsi che già va bene questa. Se no, vabbè, vado a modificare o questo o l'originale. Adesso andiamo a vedere. E purtroppo qui siamo ancora un po' in work in progress. Come ce lo ridanno che sta a posto col motore tutto montato? Proviamo l'allestimento nuovo che ho fatto. Finiremo da fare queste piccole, come si dice, sciocchezze che sono rimaste. E porteremo avanti il progetto van. Qui che c'è sta un po' di impiccetti. Vedi che c'è sta qui. Fammi frenare un po' che coffee. Sì, è la carica del caffè e l'energia del cioccolato. La pubblicità diceva così. Vabbè, è un piccolo aggiornamento per farti vedere come sta. Comunque non è abbandonato, i lavori vanno avanti. E spero in giro di poco che lo rimettiamo in pista. Tornerai. Oggi è un nuovo giorno, oggi siamo super carichi, stiamo andando a prendere il motore del Buddy! Allora, detto, te porto con me così te faccio vedere, prendiamo il motore nuovo, 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 gli diamo sti due pippi, lo portiamo dal pompista che ha rifatto la pompa del gasolio, vabbè, nuova, tutta revisionata, c'era una piccola perdita, gli ha registrato tutti quanti i parametri, insomma, pompa revisionata, altri 150 euro, dico, mica cazzi. Poi ti porto un conto totale quanto mi è costato rifare il motore. Qualcuno mi ha detto, sti cazzi quanto ti è costato, vabbè, io te lo dico uguale, poi se te ne frega, sti cazzi, vatti a vedere uno, è risolto il problema. A bella zia. Dopodiché devo portare la frizione a rifare dalla rettifica, un'altra rettifica che fa le frizioni, così ci mettiamo la frizione nuova, la pompa nuova, gli iniettori già l'avevo fatti, il motore tutto quanto nuovo, pronto per macinare tantissimi chilometri, bella zì. Allora, e sono rimasto come un coglione, sì, come un coglione, e niente, c'è stato un qui pro quo e mi hanno dato il motore così. Così. Prete, me l'hanno dato tutto quanto smontato da riassemblare. Io pensavo che invece me lo davano già rimontato, finito. Invece c'è stato un qui pro quo, perciò tocca assemblarlo. Perciò vabbè, tempo maggiore, c'è poco da fare. Ci vuole un altro po' di tempo. Però lo porto a mio fratello stasera. E spero che, perché lui ci può mettere mano qualche ora la sera, spero che qualche giorno riesci a assemblarlo, a montarlo tutto tra una sera e l'altra. Montiamo la pompa, nel frattempo sto a portare, non so se te l'ho detto, la frizione da una Roma che la rifà nuova praticamente, la rigenerata sia il cuscinetto come se fosse nuova, e ho portato anche il radiatore a pulire. Allora, la frizione mi costa 150 euro e il radiatore 80.
Il radiatore c'era solo una cazzata, il cosetto dello spurgo, però quello lo devo aprire perché io ho detto al momento che ce l'hai in mano fammi le cose fatte come si deve, smontato, puliscilo dentro tutto perché poi magari rivestate, non andava in ebollizione, non scaldava, però ce l'ho smontato, ho detto fai una prova, un controllo, comunque è sempre roba vecchia, perciò se ti fa due sardature, due cose, e controlla tutto quanto per bene, perciò così ha fatto, mi ha fatto un preventivo, mi ha detto guarda ci vanno un'ottantina d'euro, però merita il radiatore tutto bello pulito, in ordine, che così se vado in montagna che ho sforzo non bolle, non andiamo a attaccare il motore 9, è il motore 9, la frizione uguale, dal momento che ho tirato giù il motore e cambio, ho trovato questo che me la rifà, perché l'ho trovata pure su eBay, ma su eBay non ti garantisce che poi magari quando arriva qua la frizione tanti costi sui stessi, ma non mi garantisce che poi dove la pia la metti, allora nel dubbio che magari poi dopo c'è qualcosa di diverso, non ci va e perdi altri giorni, già ci vanno 4-5 giorni per farla, invece Fiorentini è quello che la porto giù, mi ha detto un giorno al massimo due è pronta, cioè io la porto oggi, spero che domani o al massimo dopodomani me la ridà pronta, nuova, perché di fondo è revisionata, cuscinetto e tutto, perciò è nuova e sto a posto così, perciò frizione nuova, motore nuovo, radiatore tutto quanto sistemato, pompa del gasolio tutta quanta revisionata, il motore, ho fatto un lavoro da 10 lode, da 10 lode, zio!